sondaggio Manola Di Pasquale presenta gli alleati. Tre azioni concrete nei primi due giorni da sindaco. Ballottaggio Maurizio Brucchi, la nostra campagna mai ferma dal 25 maggio, puntiamo a prendere più voti. Sanità, la nomina del responsabile 118 fa infuriare Mariani, inopportuna e scandalosa. Cronaca, torna a minacciare la madre che gli nega i soldi per giocare ai videopoker, in cella disoccupato. Piano ambientale, giro di vite sulle costruzioni selvagge, saranno permesse solo su terreni consumati. E per lo sport tennis, il circolo tennis Teramo sconfitto in casa dal Brindisi, ma i playout sono assicurati. Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con la prima edizione del nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo di politica, puntando l'attenzione sul ballottaggio a Teramo. La candidata sindaco del centrosinistra, Manola Di Pasquale, presenta infatti i suoi alleati al ballottaggio e chiarisce che la condivisione adesso è sul programma. E stuzzica l'avversario Brucchi citando la zampa corta dell'anatra zoppa. Vediamo. Quali sono le forze politiche che appoggiano Manola Di Pasquale al ballottaggio? Intanto ho avuto un'adesione diretta da parte del candidato sindaco Gianluca Pomante e da Graziella Cordoni. Per me sono molto importanti perché rappresentano un'anima civica ed altre ideologie politiche importanti per la crescita della città con una condivisione di programma. C'è qualcuno che ha espresso però all'interno di Città di Virtù e di Finalmente Pomante un dissenso? È naturale che all'interno dei movimenti civici ci può stare qualche singolo che abbia un'idea diversa, è naturale, fa parte della democrazia. Voglio però dire loro di comunque aderire al progetto, dicendogli che nelle prime 48 ore nell'elezione verranno costituiti due tavoli importanti, uno per la crescita delle attività produttive con i commercianti e con il settore industriale artigianale e agricolo, cioè il tessuto economico della città, un secondo tavolo per cominciare ad esaminare l'applicazione della TARES e studiare le modalità per andare verso una riduzione di questo tributo, ed infine io avrò due appuntamenti importanti esterni, i primi due che io fisserò nelle 48 ore, uno con il direttore generale Lorreri per vedere la sanità, per mettere a punto la sanità teramana, non avendo io nessuna incompatibilità perché sono un libero professionista, e il secondo sarà con Bari per vedere cosa stanno facendo della TERCAS. Questo è quello che faremo nell'immediatezza. Poi l'attuazione dei programmi di cui avete sentito parlare. Vi invito ad appoggiarci. In merito alla problematica della cosiddetta anatra zoppa, il candidato sindaco Maurizio Brucchi l'ha invitata a ritirarsi dalla competizione per il ballottaggio. Lei come replica? La legge prevede lo svolgimento del ballottaggio, non è che lo prevede perché è così per assurdo, lo prevede perché esiste questa modalità di voto, cioè tu voti il tuo candidato sindaco, e che non credo che ha paura di affrontare il ballottaggio Maurizio Brucchi e pensa di farmi ritirare e avere una partita vinta a tavolino. Noi andiamo a votare, lui si presenterà alla sua città, se è stato un bravo sindaco come dice e ha fatto bene per la sua città ed ha amministrato bene, perché deve aver timore ed agganciarsi alla zampa corta di quest'anatra. E dal canto suo Maurizio Brucchi punta a superare i 16.000 voti ottenuti il 25 maggio e dice: i miei 192 candidati stanno lavorando tra la gente come se fosse ancora il primo turno. Ascoltiamo. Come sta andando la campagna elettorale di Maurizio Brucchi in vista del ballottaggio? Ma io direi sta andando molto bene, tanti incontri, come per la campagna elettorale, diciamo la prima fase, veramente tantissima gente ai nostri incontri. Ieri è stata una giornata molto piena, così come la sarà anche oggi. Stiamo incontrando i cittadini e stiamo parlando con loro, e devo dire che i cittadini rispondono alla grande, così come hanno risposto nella prima fase, consegnandomi oltre 16.000 preferenze, il 49,7%, che sono veramente tantissimi voti. Lei ha ribadito che il suo obiettivo è quello di riconfermare questi voti. Assolutamente, il nostro obiettivo è quello di riconfermare questi voti e magari con la speranza che se ne possano aggiungere altri, perché mi sembra che dall'altra parte insomma, si sente qualche scricchiolio in questo assembramento che si sta creando, però questo non mi riguarda, riguarda gli altri. Noi guardiamo il nostro elettorato, l'elettorato che ci ha votato, con loro ci stiamo continuando a confrontare. I candidati, i 192 candidati stanno lavorando, anche il candidato che ha preso 10 voti
sta lavorando veramente alacremente, io per questo li ringrazio, la squadra è una squadra forte, una squadra che ha avuto un risultato importantissimo e che lo confermerà. Stiamo girando, diciamo, tutto il territorio, dal territorio frazionale al territorio al centro, perché vogliamo essere presenti in tutto il territorio. Noi, diciamo, io lo faccio da solo, non ho nessun appoggio, non facciamo promesse elettorali perché non è il momento di fare promesse elettorali, perché i cittadini non hanno l'anello al naso. Noi vogliamo essere giudicati per questi 5 anni di amministrazione, facendo riflettere anche ai cittadini che la continuità è importante. Noi abbiamo già risolto diversi problemi e iniziato a svolgere problematiche importanti, e quindi la continuità è fondamentale per concludere questo percorso. Ripeto, con grande serenità, con grande rispetto per tutti, stiamo facendo una bella campagna elettorale. Siamo sicuri che i cittadini l'8 giugno ci riconfermeranno l'ottimo risultato ottenuto il 25 maggio. E adesso la cronaca: gli era stato vietato di avvicinarsi alla madre, bersaglio della sua violenza. Dalla donna voleva soldi per giocare videopoker, ma l'uomo ha violato l'ordine del giudice ed è tornato a minacciarla. Sentiamo. Ha violato il divieto di avvicinarsi all'abitazione della madre che il giudice gli aveva imposto per fermare gli atti di violenza nei confronti della donna e dei fratelli con i quali conviveva. Per ben 3 volte è tornato a minacciare la mamma, in un caso dei quali è stato bloccato proprio dai carabinieri che si trovavano lì per un controllo. E così Carmine Lupi, 28enne disoccupato di Ancarano, adesso è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Castrogno con l'aggravamento della sua posizione giudiziaria. Lo scorso 11 febbraio, infatti, nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari, Giovanni De Rensis, aveva disposto il divieto di avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 500 metri dall'abitazione della famiglia, su richiesta del PM Irene Scordamaglia. Una decisione necessaria per interrompere le violenze e le minacce nei confronti della madre 52enne e dei fratelli di 24 e 30 anni, che quotidianamente nell'ultimo anno faceva bersaglio di spintoni e schiaffi perché gli negavano il denaro che a lui serviva per giocare ai videopoker. Contro di lui la procura muove le accuse di estorsione nei confronti della madre e di maltrattamenti in famiglia. Un turista smarrisce un portafogli con 1000 euro e un balneatore lo ritrova consegnandolo ai carabinieri, che lo restituiscono al legittimo possessore. È accaduto a Tortoreto. L'onesto balneatore di Alba Adriatica non ha toccato un solo biglietto dal portafogli e non appena ha incontrato una pattuglia di carabinieri lo ha restituito affinché si provvedesse a rintracciare lo smemorato turista romano, al quale poco dopo è stato restituito il portafogli con denaro e documenti. E lutto il mondo dell'alpinismo per la scomparsa di Enrico De Luca, conosciuto come Enriquez, stroncato da un male inesorabile all'età di 60 anni. Guida alpina, maestro di sci, prosecutore della grande tradizione degli aquilotti del Gran Sasso, riferimento del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino. A De Luca sono legate alcune delle imprese dell'alpinismo locale sul gigante che dorme, tra le quali la prima discesa con gli sci a piedi dal Corno Piccolo, ma anche l'apertura di numerose vie di ascensione sia sul Gran Sasso che sulle Alpi. La sua esperienza di ascensioni non si è fermata alle cime italiane, ma è stata protagonista di altre grandi avventure in quota, come tra le altre le ascensioni del Kilimangiaro e della Concagua, e per primo nella invernale del Caucaso. La comunità montana dei Prati di Tivo e di Pietra Camela, ma non solo queste, sono in lutto. La salma è stata tumulata questa mattina dopo un rito civile nel cimitero comunale di Pietra Camela, dove De Luca era nato. C'è un'altra nomina dopo quella dei primari a scuotere il mondo della sanità teramana. Dopo la CGIL anche il consigliere regionale del PD, Mariani, rincara la dose sul nuovo responsabile designato del 118. Vediamo. La nomina del responsabile del 118 dell'ASL di Teramo non preoccupa soltanto la CGIL e Funzione Pubblica, ma è nel mirino anche del consigliere regionale del Partito Democratico, Sandro Mariani, che la bolla come inopportuna e scandalosa. Come accaduto per la nomina dei primari alla vigilia della consultazione elettorale, adesso tra un passaggio e l'altro di conduzione politica regionale, l'indicazione di un nome per quel servizio, secondo Mariani, significa che si deve a tutti i costi portare a termine un piano già stabilito finché si è in tempo. Questo sistema di nomine, dice Mariani, mai concertate, che escono fuori da un cilindro quando meno te l'aspetti, il cui principio non è mai il bene della collettività, ma è quello di chi riceve il piacere e soprattutto di chi lo fa, perché poi in cambio otterrà ancora di più, è finito.
Queste elezioni hanno spazzato via tante cose, quelle che facevano male alla sanità teramana, che deve tornare a guardare agli interessi di tutti. Lo faremo, ma per riuscirci dobbiamo cominciare a lottare subito, dice Mariani, e si deve cominciare da questa nomina del 118, che non deve passare. Si va verso la proclamazione dello sciopero dei dipendenti di Tercas e Caripe. I sindacati si incontreranno domani a Pescara per decidere la strada da seguire. Il tavolo, convocato a Roma per dar seguito alla procedura di raffreddamento, dice Francesco Trivelli della CGIL, ha dato esito negativo. La situazione è insostenibile, l'unica strada a questo punto per i 1200 dipendenti di Tercas e Caripe è lo sciopero, sostiene il sindacalista. Il problema è soprattutto il commissariamento a distanza di 26 mesi. Dice ancora il sindacalista della CGIL, nulla è cambiato, il commissariamento ordinario è scaduto ad aprile, ma il commissario è sempre lì e si prevede un'ulteriore proroga. A questo punto la situazione diventa inaccettabile. Secondo i sindacati, che lamentano anche la poca chiarezza nella gestione del passaggio alla Banca di Bari, non ci sarebbe la volontà da parte dei vertici Tercas di risolvere la situazione e lo sciopero a questo punto si avvicina. Cambiano le regole per la difesa della sostenibilità ambientale. La provincia vara le nuove norme, in particolare per le costruzioni. Non sarà possibile più edificare dovunque. Vediamo. Giro di vite sulle costruzioni selvagge saranno permesse solo su terreni già consumati. È solo uno degli effetti del piano strategico provinciale per la sostenibilità ambientale approvato dal Consiglio provinciale di Teramo. In che modo incide, in che modo la sostenibilità? Intanto il contenimento del consumo di suolo. La normativa, la variante normativa ha proprio questo fine e questo obiettivo, che poi è stato rafforzato il raggiungimento di questo obiettivo attraverso l'approvazione della legge regionale del 9 maggio, che ad oggi non dà nessuna possibilità di edificare nelle zone agricole. Fra 6 mesi la regione dovrà dire a noi provincia quanto suolo ci spetta da ancora consumare. La sostenibilità ambientale significa anche la tutela e la valorizzazione delle zone agricole, significa attenzione massima al paesaggio, significa evitare la dispersione insediativa. Come ben sapete, l'edilizia è il volano dell'economia, ma che succede? Adesso non si costruisce più, non è così. Adesso l'attività edilizia dovrà assolutamente essere concentrata sulle aree dismesse, sui contenitori dismessi, sul riuso e quindi sulla rigenerazione urbana. Questi sono i temi che informatori, diciamo, il piano strategico e la variante normativa. Quindi la sostenibilità passa attraverso questa variante in questo senso qui. Dunque, alla luce di tutte queste novità, oggi dove si può costruire? Oggi si può ricostruire, si può riutilizzare. Si dovrà costruire e ricostruire nelle aree che sono già consumate, nelle aree che sono dismesse e poi diciamo nelle aree che sono già urbanizzate. Certamente da oggi, cioè dal 9 maggio, che è l'esito della legge regionale, nelle zone agricole non si potrà più costruire. Fra 6 mesi sapremo quanta area potremmo consumare e quindi fra 6 mesi noi sapremo in quale territorio della provincia potremmo andare a costruire, semmai in quale zona agricola o comunque di area di nuova edificazione. E adesso andiamo a Giulianova. Il candidato sindaco di Linea Retta e Fratelli d'Italia, Fabrizio Retco, che al ballottaggio sfiderà il sindaco uscente Francesco Mastromauro, incassa l'appoggio incondizionato del nuovo centrodestra e chiama Forza Italia ad un tavolo di dialogo, inteso a ricompattare e a dar voce alle forze moderate della città, così proponendomi come loro rappresentante naturale. Ringrazia i componenti di NCD per aver recepito le linee programmatiche, ma soprattutto per, dice Retco, aver dichiarato di essermi vicini senza nulla chiedere. Non ci sono solo dipinti nella vena artistica del maestro Gigino Falconi. Poesia e pittura si fondono in una nuova opera dedicata all'amore, il servizio. Il suo concetto d'amore, l'artista Gigino Falconi, lo ha raccolto in un opuscolo presentato a Teramo insieme alle ultime 2 sue opere realizzate negli ultimi mesi. Sono gli ultimi miei 2 quadri dipinti eseguiti negli ultimi mesi, quindi è stata una forma di presentazione a Teramo, ma è un accompagnamento alla presentazione di un libricino che riguarda un pochettino il mio sentimento sull'amore.
Quindi mi sembrava poca cosa presentare questo libricino se non accompagnarlo con due quadri recenti inediti che presenterò in prossime mostre e che fanno parte più che altro di un nuovo ciclo, che dovrebbe essere un ciclo sull'amore e anche un po' sul nudo femminile inserito in un paesaggio un pochettino più sconvolto. Liciani ha parlato di rappresentazioni apollinee, quindi l'immagine più che altro esterna, e poi Dionisia, che è la parte più tormentata di un'immagine. Poi ci sono ancora due quadri che fanno parte del mio passato. La motivazione precisa è questa, quindi la presentazione alla città di quattro quadri e di un libricino. Giuseppe Bacci ha curato l'antologica di Gigino Falcone a Pescara e non solo. Bene, sì, questa di Teramo era l'atto conclusivo di un anno principiato nel 2013 ad Atlanta, proprio per festeggiare il suo 60° anno di attività pittorica e appunto con una mostra, una personale ad Atlanta, in America, per poi proseguire con una grande antologica a Pescara, Una vita per la pittura, da cui è scaturito anche il nucleo di opere che sono state donate al Museo Vittorio Colonna di Pescara, una ventina di opere selezionate dal pubblico, che oggi diventa patrimonio collettivo appunto a Pescara. Successo per l'esecuzione del Judas Maccabeus di Handel. Il concerto si è svolto nella chiesa di San Domenico a Teramo. Il coro Santa Cecilia e l'orchestra Benedetto Marcello sono stati diretti dal maestro Maurizio Vaccarilli. L'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Corale Santa Cecilia con il sostegno di Fondazione e Comune di Teramo. Vediamo il servizio. Al termine del concerto qui in San Domenico, anche quest'anno, un oratorio di Handel sicuramente fantastica nella sua tessitura, nella sua composizione, il Judas Maccabeus. Siamo sicuramente rimasti molto soddisfatti dell'ampissima partecipazione di pubblico e del consenso che questo ci ha, con cui ci ha onorato. Sicuramente questo fa parte di un programma di musica che si articola negli anni, in cui la nostra associazione, insieme a questi valentissimi solisti, vogliamo portare avanti una riscoperta delle, diciamo così, delle musiche meno conosciute. Vicino a me il mezzo soprano Chiara Guglielmi, il soprano Tania Buccini, il tenore Nunzio Fazzini e il basso Francesco Baiocchi. Sono contenta di aver potuto prendere parte all'esecuzione di questo oratorio, la cui composizione è tipica, possiamo dire, si ascrive proprio a pieno nel periodo barocco della storia della musica, a cavallo tra la composizione dei due volumi dell'opera principale di Bach, il Clavicembalo ben temperato. Quindi si presenta come un brano tipico della vocalità barocca anglo-tedesca, ricco di agilità e di sfumature timbriche dal punto di vista tecnico. Sì, a proposito di questo volevo aggiungere che questo capolavoro della musica sacra barocca, appunto come diceva la collega, si avvale dell'uso della voce in maniera molto strumentale, quindi possiamo vedere che queste agilità sfrenate a volte imitano gli strumenti a fiato e quelli ad arco. C'è questa novità assoluta dell'introduzione della tromba nell'area del tenore, nell'area finale, che crea una bellissima suggestione timbrica. C'è anche da dire che però alcune arie mostrano quella emissione delicatissima della voce che si rifà un po' alla musica antica, cioè poco vibrato per gli addetti ai lavori, messe di voce, grande espansione timbrica e sonora. Grazie ancora e arrivederci al prossimo appuntamento. Abbiamo ancora in serbo delle sorprese per il nostro pubblico. È il momento di andare a vedere quali sono le previsioni del tempo per la giornata di oggi in Abruzzo, come sempre con meteoteramo.it. Previsioni per oggi in Abruzzo.
Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sui settori appenninici, sereno sui settori costieri. In serata e nella notte poco nuvoloso sulle aree interne e sui rilievi, sereno sulle aree marittime. Temperature stazionarie, massime comprese tra 20 e 23 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 22 e 25 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli settentrionali, mari calmi o quasi calmi. In provincia di Teramo nel pomeriggio annuvolamenti dovuti ad innocue velature e stratificazioni in transito, più intense lungo la dorsale appenninica, tra sera e notte rasserenamenti. Temperature in aumento, massime comprese tra 22 e 25 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 23 e 26 gradi sulle coste. Venti deboli settentrionali, mari calmi o quasi calmi. Il tennis in apertura della pagina sportiva, sesta giornata del campionato di Serie B Amara per il Circolo Tennis Teramo. I biancorossi hanno infatti perso 5-1 in casa contro il Brindisi, vediamo. Sesta giornata del campionato di Serie B di tennis Amara per il CT Teramo. Il Brindisi infatti si è imposto fuori casa per 5-1. Da rimarcare comunque l'ottima prestazione di Giorgio Ricca, che ha sconfitto Cacace, avversario di classifica migliore 2.3, per 6-4, 4-6, 7-5. Negli altri singolari invece, Picchione si è arreso in due set a Tarlo, 3-6, 4-6 il finale. Cavacchioli ha messo in seria difficoltà ad Adamo, che alla fine l'ha però spuntata in tre set, 6-4, 4-6, 4-6. E Iacovoni ha gettato la spugna dopo due set, 3-6, 4-6 per Saccone. Nei doppi, il duo Cavacchioli-Iacovoni ha perso con quello Tarlo-Bray dopo un match combattuto conclusosi 6-7-4-6. La coppia Ricca-Picchione, invece, è letteralmente caduta sotto i colpi di Cacace e Saccone, finale 4-6-2-6. Insomma, è stato un incontro quello tra Teramo e Brindisi molto tirato e forse, con un pizzico di fortuna in più, la sconfitta poteva trasformarsi in pareggio. Soddisfatto comunque tutto il costante Bernardini, che attraverso le parole del presidente Francesco Cardisciani ha detto: «Siamo contenti di come sta andando il campionato, in quanto il quinto posto in classifica è ormai consolidato e ci permetterà di disputare i play-out. Per la nostra giovane squadra si tratta di una grande esperienza per il futuro». Chiudiamo con il calcio giovanile. Ieri pomeriggio a Martinsicuro si sono svolte le finali del primo Truentum Cup, torneo giovanile riservato alle categorie esordienti e ai pulcini. Domenica a Martinsicuro si è svolta la prima edizione della Truentum Cup. Il torneo organizzato dall'ASD Martinsicuro ha visto la partecipazione di 45 squadre di Abruzzo e Marche, squadre che sono state suddivise in quattro categorie: esordienti misti 2001-2002 e pulcini nati nel 2003, 2004 e 2005. La manifestazione ha avuto un grande successo di pubblico e di partecipazione. Sono stati infatti oltre 500 i bambini che hanno calcato il terreno dello stadio comunale Alberto Tommolini. Un risultato importante che premia il lavoro degli organizzatori. Sì, molto soddisfatti perché abbiamo ricevuto diversi complimenti anche da gente di fuori, quindi competente di calcio, che sono venute a vedere. E niente, un torneo anche approvato FIGC, e i bambini si sono divertiti. Se quest'anno è andato bene, quindi un altro anno penso che il 99%, che lascio sempre quell'1% di non si sa, si rifarà sicuramente, perché è andato benissimo. Il Pentateramo ha compiuto 10 anni e la società sportiva di basket, nata dall'idea e dalla passione di Raffaele Sannicandro, Camillo Gentile ed altri, ha voluto festeggiare il decennale organizzando sul parquet del Palascapriano un torneo con protagonisti tutti gli atleti che hanno indossato la casacca del Dream Team Basket prima e del Pentateramo poi, come Gianluca Lulli. Si è detto felice il presidente dei Biancorossi, Raffaele Sannicandro, che ha commentato: «Eravamo solo un gruppo di amici che voleva divertirsi. Ora siamo una squadra
squadra di vertice in C2 ed abbiamo un settore giovanile che vanta più di 100 ragazzi iscritti. Un pensiero particolare va anche a chi non c'è più, Bruno Ballone. Abbiamo avuto l'onore di averlo con noi per una sola stagione, ma il suo ricordo rimarrà scolpito nei nostri cuori. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile che un sogno diventasse realtà. È proprio tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento per la prossima edizione, come sempre, alle 19:15. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.